Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. La leggenda di Amano Murakumo, meglio conosciuta come Kusanagi no Tsurugi, è una delle storie più affascinanti della cultura giapponese. Questa spada leggendaria ha un'origine antica e misteriosa che la rende un oggetto di grande importanza nelle tradizioni e nella mitologia del Giappone. Secondo la leggenda riportata nel Kojiki, uno dei testi mitologici più antichi del Giappone, la spada fu trovata all'interno del corpo del terribile drago Yamata no Orochi dal dio del mare Susanoo. Il mostro minacciava di distruggere un intero villaggio chiedendo in sacrificio delle vergini. Susanoo si recò nel villaggio e promise di eliminare il drago in cambio della mano della giovane Kushinada. Dopo aver ubriacato il drago con del sake, Susanoo lo uccise e trovò all'interno del suo corpo la spada Amano Murakumo. La spada fu quindi donata dall'imperatore Keika al valoroso guerriero Yamato Takeru, che la utilizzò con successo durante una battaglia contro gli Ainu, una popolazione dell'isola di Hokkaido. Durante l'imboscata dei nemici, Takeru riuscì a salvare se stesso e i suoi uomini aprendo un varco tra le fiamme grazie al potere della spada, che rivelò di poter controllare il vento. Da quel momento in poi la spada prese il nome di Kusanagi, che significa falciatrice d'erba. La storia di Amano Murakumo è ricca di significati simbolici e mitologici. La sua capacità di controllare il vento e aprire varchi tra le difficoltà rappresenta la forza e la protezione che può offrire agli eroi e ai guerrieri che la impugnano. La sua provenienza dal corpo di un mostro simboleggia la capacità di superare le avversità e la capacità di trasformare il male in bene. Ancora oggi, la spada Kusanagi è considerata una reliquia sacra e viene custodita con cura all'interno del santuario shintoista di Atsuta a Nagoya. Molti credono che essa porti fortuna e protezione a chi la possiede, e la sua presenza è spesso invocata durante cerimonie e rituali religiosi. La spada del paradiso continua a ispirare e affascinare chiunque ne venga a contatto, trasmettendo un senso di saggezza e potere che va oltre la sua semplice natura di oggetto materiale. Che si tratti di una semplice leggenda o di una storia realmente accaduta, il fascino di Amano Murakumo rimarrà per sempre nel cuore di chiunque abbia sentito parlare di essa. La leggenda di Amano Murakumo è solo una delle tante storie affascinanti che fanno parte del ricco patrimonio mitologico giapponese. La tradizione e la cultura del Giappone sono intrinsecamente legate alle leggende e ai racconti che si tramandano da generazioni, e la spada Kusanagi è uno degli oggetti più iconici e misteriosi di questa tradizione. Il Nihon Shoki è uno dei racconti più antichi che parla della spada Kusanagi, la quale secondo la leggenda fu trasferita dall'imperiale palazzo al tempio di Atsuta nella città di Nagoya nell'anno 688. Una raccolta di eventi del 1371 riporta che la spada riemergesse più tardi dal mare sulle coste di Ise, dove fu recuperata dai monaci sintoisti e da allora sarebbe stata custodita nel tempio di Atsuta. Questa spada, nota anche come Amano Murakumo, è considerata una reliquia sacra dagli abitanti del Giappone e viene custodita con grande devozione dai monaci del tempio. Descritta come lunga circa 84 cm e forgiata in un metallo di colore bianco, la spada Kusanagi avrebbe più di 1400 anni ma risulterebbe ancora ben mantenuta. Le storie e i miti che circondano quest'arma leggendaria continuano a destare fascino e interesse nel popolo giapponese, che considera la spada come un simbolo di potere e protezione. Si dice che la spada abbia il potere di comandare il vento e che sia stata utilizzata nella storia dai grandi guerrieri per ottenere la vittoria in battaglia. Tuttavia, non è permesso a nessuno di testarla per verificarne i poteri, poiché i monaci del tempio di Atsuta sono molto gelosi delle reliquie e non permettono a nessuno di fotografarla o estrarla dalla teca in cui è custodita. L'ultima volta che la spada Kusanagi è stata menzionata ufficialmente risale al 1989, quando l'imperatore Akihito salì al trono imperiale. Si narra che in quell'occasione l'imperatore abbia seguito un rituale speciale avvolgendo la spada e gli altri due doni imperiali, lo specchio di forma ottagonale e la gemma, in teli sacri e li abbia riposti sull'altare sacro come segno di venerazione e chiedendo la benedizione degli dei. La leggenda della spada Kusanagi continua a suscitare interesse e curiosità tra il popolo giapponese, che la considera un simbolo di potere e protezione. Tuttavia, la vera natura e i poteri di questa antica arma rimangono avvolti nel mistero, poiché nessuno ha mai avuto il permesso di testarla. La spada del paradiso è quindi un oggetto che si trova a metà tra il mito e la storia,
continuando a suscitare fascino e mistero tra coloro che ne conoscono la leggenda.